Allora, intanto che s'avvia, diciamo, la presentazione, vorrei ringraziare di cuore, gli organizzatori per avermi invitato. Ringrazio il preside Frati per le sue parole di benvenuto. È anche sempre bello scoprire che in realtà, no, i confini della africanistica, in un modo o nell'altro, sono molto più ampi di quanto non si pensano. Quindi, in realtà, che sia sul livello, diciamo, degli studi di letteratura, o di storia o di quant'altro, però insomma le idee, le informazioni circolano. E circa la richiesta d'aiuto, in realtà io penso che sia una responsabilità, diciamo, reciproca, no? Nel senso che è vero che nelle scuole, purtroppo in generale, la storia forse è un po' bistrattata, e la storia del colonialismo, oltre che la storia dell'Africa, sono abbastanza latitanti. È vero però che c'è anche una responsabilità, immagino, nostra nel non riuscire in qualche modo a fare a circolare, perché il paradosso in Italia è che in realtà c'è stata negli ultimi 30 anni moltissima produzione anche di alto livello in ambito storiografico, di studi letterari, antropologici, eccetera, sull'Africa, sull'esperienza coloniale italiana in Africa, però in qualche modo, diciamo, tutta questa produzione non riesce ad uscire dai cancelli, dai circuiti, diciamo, universitari, no? Quindi anche questa, cioè, insomma, le responsabilità sono sempre in entrambe le direzioni. Quindi questo tipo di eventi, come quello organizzato da voi, sono importanti anche per questo, perché ci permettono in una certa misura di parzialmente compensare di ovviare a queste mancanze. L'altro grosso problema, immagino, con cui voi vi confrontate, almeno per quella che è la mia esperienza parlando con docenti delle scuole superiori, è la manualistica, no? Quindi, cioè, il fatto che la manualistica, per quanto sia, continua abbastanza a bypassare questo aspetto, però speriamo di recuperare. Allora, mi può dire più o meno, con tutti questi ritardi che abbiamo accumulato, su che tempo devo ragionare per organizzare la mia relazione? Abbiamo perso circa mezz'ora, ma io ritengo che lei possa fare il suo intervento così come Cioè, io non ho previsto. problemi, nel senso che se Sì. scorriamo di mezz'ora, se rimaniamo sulle 2 ore previste, per me io non ho problemi, dipende però da voi che avete, immagino, non so, forse altri impegni, ditemelo voi. No, io penso che vada bene così come lei ha previsto. Perfetto, Grazie. allora direi che possiamo iniziare. Grazie, anzi. Allora, non essendo sicuro sul tipo di pubblico che avrei incontrato, quindi se c'erano o non c'erano studenti, eccetera, ho preparato una relazione in realtà abbastanza generale, poi insomma ci sarà modo per entrare in approfondimenti, lasciando una parte del tempo a disposizione per domande, curiosità, richieste, approfondimenti, eccetera. E come il titolo in qualche modo fa intuire, ho pensato di dividere questa mia presentazione, questa mia relazione in tre sezioni, anche se poi in realtà non sarà così netta, ciascuna si incrocerà ripetutamente con l'altra, però tendenzialmente il colonialismo visto come un insieme, no, di miti, un insieme di memorie e anche un insieme di eredità, no? Quindi cercando di differenziare i livelli, quello, diciamo, mitologico della rappresentazione, della propaganda, della rappresentazione mediatica anche, no? Ma anche quello che in una certa misura continua a circolare nella vulgata contemporanea, anche se ormai siamo a parecchi decenni dalla fine di questa esperienza, però tutta una serie di miti, di stereotipi continuano abbondantemente a circolare, no? Poi, invece, più nello specifico, vorrei vedere qual è la differenza rispetto ai miti e invece le memorie, cioè in che misura in Italia ci sono memorie, e io insisto sempre sulla dimensione plurale, no? Quindi non esiste, è un po' come il dibattito, no? Sulla resistenza o sull'antifascismo, eccetera, non esiste in realtà una memoria condivisa, ma esistono diverse memorie che sono stratificate a seconda degli attori o di coloro che insomma hanno o partecipato o subito l'esperienza coloniale,
e separato dalle memorie invece l'eredità, no? Che è l'aspetto, almeno a me come storico, che interessa di più, cioè non interessa, diciamo, l'analisi, la condanna del colonialismo, delle sue efferatezze, eccetera, eccetera, quanto piuttosto capire in che misura il colonialismo continua in qualche modo a parlare, ad agire nel mondo in cui viviamo, sia sul versante, diciamo, italiano, quindi dell'ex contesto coloniale, ma anche nel versante colonizzato, no? Quindi il colonialismo è importante, secondo me, non solo in un'astratta, diciamo, dalla prospettiva di un'astratta conoscenza storica, ma anche e soprattutto come dal punto di vista, come possiamo dire, civile, ma anche politico, dal punto di vista della sua capacità tuttora, spesso a noi non sempre chiara, di agire e di influenzare il nostro quotidiano. No? Allora, la cartina che la collega cortesemente sta mostrando è un po' il punto di partenza che uso anche spesso a lezione, avendo purtroppo i nostri ragazzi spesso qualche lacuna nella conoscenza, no, della realtà africana, del continente africano, eccetera, uso questa cartina che ci permette immediatamente di contestualizzare. No? Quindi stiamo parlando, questa è una cartina ovviamente datata a pre-prima guerra mondiale, quindi 1914, quindi un contesto in cui sono segnate ovviamente anche le colonie tedesche che poi a seguito del Trattato di Versailles, insomma, verranno spartite col sistema dei mandati tra le restanti potenze europee, però a grandi linee, insomma, ci dà un'idea dell'Africa in un contesto coloniale, no? Quindi vediamo delle macro aree colorate che più o meno stanno a indicare le diverse potenze coloniali, con una ovvia, no, immediata visibilità del ruolo della Francia e della Gran Bretagna, e riuscite a vedere, purtroppo io non condividendo lo schermo non posso farvi vedere col mouse, comunque vedete la zona, no? Nel Corno d'Africa, Eritrea e Somalia come possedimenti italiani, e a nord la Libia. E quindi, se cortesemente passa la slide successiva, inizierei a entrare subito nel vivo, cercando di partire da quello che è, prima ancora, io non sapevo se dovevo essere specifico, quindi se entrare nella descrizione delle tappe dell'espansione coloniale italiana, ditemi voi, nel senso che io posso anche tranquillamente saltarla e concentrarmi solo sugli aspetti, diciamo, più concettuali, se vogliamo, no? Comunque, il punto da cui intendevo partire è, diciamo, quello che è un po' il mito fondante, no, dell'espansione coloniale europea nel Ottocento, rispetto alla quale il colonialismo italiano ovviamente non fa un'eccezione, ed è il mito della missione civilizzatrice. È un mito importante perché è un mito fondativo, in un certo senso, dell'espansione coloniale, ma è un mito molto importante perché, come cerco sempre, insomma, di richiamare l'attenzione dei miei studenti, è un mito che in realtà è tuttora estremamente vivo, estremamente attivo nel modo in cui a livello, diciamo, popolare, ma a livello anche di mass media, si rappresenta in un certo modo il rapporto tra Africa e Europa, no? Due categorie molto astratte, ovviamente, lo sappiamo, cioè non esiste un'Africa, non esiste un'Europa come entità così rigidamente definite, però, diciamo, per semplicità, no? Il modo con cui l'Occidente si rapporta alla realtà africana. Quindi il mito della missione civilizzatrice è molto importante, dicevo, perché è il mito che sta alla base dell'ideologia di legittimazione, no? Di legittimazione politica, ma anche storiografica, della espansione missionaria, l'espansione coloniale. No? L'espansione coloniale viene sostanzialmente rappresentata come una missione, no? È una missione di cui l'Occidente si deve fare carico, è una missione, come dire, quasi inevitabile, ineludibile. Voi siete avete sicuramente presente la famosa, no, citazione di da Kipling, no, della tutta la teoria, no, del cosiddetto fardello dell'uomo bianco, no? C'è questa idea che l'Occidente, in virtù della sua presunta superiorità culturale, economica, e poi ovviamente a un certo punto si inizierà a sostenere anche il razziale, non ha alternative, no? Deve farsi carico di questa missione di civilizzare popolazioni ritenute, secondo, no,
tutto un lungo processo di elaborazione filosofica ancorato anche nella tradizione hegeliana, eccetera, che vengono definite come sostanzialmente arretrate, come sostanzialmente inferiori. No? E quindi il mito della missione civilizzatrice è molto importante perché sostanzialmente in questo mito noi troviamo gli assi portanti di qualsiasi modello coloniale, che sia quello francese, britannico, italiano, portoghese, quant'altro. Questi elementi sono sempre ritrovati, ovviamente con adattamenti locali, però il concetto è questo. No? E in che cosa consiste questa missione civilizzatrice? Consiste sostanzialmente in quella che parte della storiografia africanista definisce la filosofia cosiddetta filosofia delle 3C. 3C che stanno a indicare che cosa? L'essenza sostanzialmente dello sforzo coloniale, cioè civilizzazione, no? Quindi l'Europa è in Africa per civilizzare, e civilizzare è innanzitutto per antonomasia introdurre i valori fondanti della tradizione culturale europea ancorati nel cristianesimo, nella tradizione cristiana, nelle sue varie articolazioni ovviamente, protestante e cattolica. E l'altro, terzo importante pilastro è ovviamente l'idea della civilizzazione, cioè dell'opera di civilizzazione che passa attraverso l'introduzione di modelli di organizzazione, modelli produttivi, dei rapporti produttivi e sociali, eccetera, in altre parole del capitalismo o, come trovate altre volte declinato in modo più generico, il concetto del libero mercato. No? Allora, in questo senso, la missione civilizzatrice è fondamentale, perché la missione civilizzatrice è legittima rispetto all'opinione pubblica occidentale, che sia quella, diciamo, laica, che sia quella legata alle missioni o quant'altro, giustifica ciò che altrimenti non sarebbe giustificabile. No? Pensate rispetto all'Italia neounitaria che esce dall'esperienza risorgimentale, i primi passi coloniali italiani in Eritrea scatenano una serie importante di dubbi, di dilemmi, no? Com'è possibile noi che usciamo da un'esperienza, no, come quella del risorgimento, di lotta per la libertà, per l'affermazione del diritto alla libertà, al riconoscimento della sovranità nazionale, come possiamo poi noi invece sottomettere altre popolazioni? No? La missione civilizzatrice fornisce in un certo senso il pacchetto ideologico che legittima tutto questo. No? E quindi il colonialismo diventa da questo punto di vista una missione civilizzatrice che è anche, e questa è come dire, una parentesi per gli storici, è anche una missione di storicizzazione, nel senso che la storiografia accademica, diciamo, europea, fino a, oserei dire, gli ultimi epigoni li troviamo ancora negli anni 60, continua a sostenere che in Africa sostanzialmente, dal momento che non esisterebbe cultura, non esiste neanche storia, perché la storia è legata alla presenza di culture forti, e quindi la storia dell'Africa inizierebbe soltanto con la presenza europea in Africa, no? Quindi in questo senso colonizzare significa anche storicizzare, significa inserire nell'alveo della storia con la S maiuscola popolazioni che fino a quel momento ne sarebbero state assenti, no? Pensate a Cuore di Tenebra di Conrad, no? Questa idea, no, di un'Africa primitiva, immersa nell'oscurità, nella barbarie, quindi è un qualcosa di estremamente importante. Quindi questo, dicevo, è il mito fondante attorno al quale ruotano tutti gli altri miti, diciamo, legati all'esperienza coloniale. No? E in questo senso, se potesse cortesemente passare quella successiva, il passaggio successivo molto importante è che in questa prospettiva, diciamo, in questa ricostruzione più o meno mitica dell'idea di colonialismo come missione civilizzatrice, il colonialismo ha un'altra importante funzione. Viene presentato come un agente di liberazione, no? Il colonialismo libera da che cosa? Libera da una serie di elementi che vengono definiti come caratteristici delle società africane e come causa dell'arretratezza, della barbarie, come si diceva all'epoca africana, che sono sostanzialmente la paura, scusa se può passare a quella successiva, cioè l'idea che la presenza europea, no, il fardello dell'uomo bianco consiste in che cosa? Nel liberare dalla paura. Quale paura? Le società africane vengono rappresentate come società attraversate da guerre tribali, etniche, claniche, da forme di violenza assolutamente
barbara e belluina, in cui tutte le popolazioni vivrebbero una condizione di permanente terrore e sottomissione, no? Quindi l'ordine occidentale, che significa la nozione di Stato, di società, così come realizzata in Europa nel modello dello Stato-nazione, diciamo di matrice ottocentesca, esportato in Africa, contribuirebbe a questa liberazione dalla paura. Un altro elemento, questo è un altro interessante paradosso, se vogliamo, della storia, che è la schiavitù, la tratta schiavista, no? Che ha di fatto, insomma, ha alimentato in modo poderoso le economie delle Americhe, e di riflesso, diciamo, ha avuto un ruolo importante anche nel decollo, no, economico, industriale dell'Europa a partire dalla fine del Settecento, viene a questo punto letta come una delle tante piaghe africane, no? La schiavitù è una piaga endemica dell'Africa, quindi il colonialismo è lì di nuovo, questa missione civilizzatrice è anche finalizzata a liberare dalla paura, dicevo prima, della violenza, della guerra diffusa, ma anche da questa piaga della schiavitù. Ad esempio, questo è un tema che voi trovate ancora negli anni 30 e 40 nella retorica di Mussolini quando invade l'Etiopia, no? L'invasione dell'Etiopia è in realtà un atto di liberazione, si libera l'Etiopia da un regime feudale primitivo dell'imperatore Haile Selassie che ancora praticherebbe la schiavitù, eccetera, eccetera. L'ultimo passaggio importante di questa missione civilizzatrice, intesa, declinata come liberazione, è l'idea della liberazione dal bisogno. E questo è il passaggio più, secondo me, più importante e per certi aspetti più contemporaneo. Perché liberazione dal bisogno significa che cosa? Se cortesemente passa a quella successiva, liberazione dal bisogno significa che, come dire, in un certo senso abbiamo chiuso il circolo, in un certo senso, no? Banalizzando, se volete, perdonatemi un po' la leggerezza, no? Se la teoria di legittimazione, diciamo, l'ideologia di legittimazione dell'espansione coloniale si fosse limitata alla teoria della missione civilizzatrice, banalmente potremmo dire che la missione civilizzatrice poteva essere, presupposto che esistesse una missione civilizzatrice ovviamente, poteva essere realizzata in un arco temporale abbastanza definito, no? Cioè, conversione al cristianesimo, diffusione di modelli di educazione formale secondo la tradizione, diciamo, che si è affermata in Europa nell'Ottocento, no? Quindi il concetto di educazione formale come si afferma in quel periodo. Che altro? Riorganizzazione dei modelli, no, statuali, amministrativi, eccetera, missione compiuta, fine dell'esperienza coloniale, no? Allora, per un colonialismo che invece si pensa come destinato a permanere nel tempo, per ovvie ragioni anche evidenti, no, di natura materiale, no, la necessità di garantirsi l'accesso indiscusso e incontestato alle materie prime africane all'epoca fondamentali per lo sviluppo economico dell'Occidente, ma anche poter utilizzare le colonie come mercato per i manufatti del settore industriale occidentale, come faccio a mantenere questo rapporto, diciamo, egemonico, o meglio, come faccio a giustificare il mantenimento di questo rapporto egemonico? Attraverso questo concetto di liberazione dal bisogno. Perché? Perché liberare dal bisogno significa che cosa? Che introduco un tema nuovo, il tema dello sviluppo. Quindi in questo senso, vi ricordate, dicevo, il concetto del mito, la missione civilizzatrice è importante perché continua ancora a parlare attraverso la lingua, che ne so, delle politiche della cooperazione allo sviluppo, dell'aiuto umanitario, eccetera, eccetera, no? Perché è a partire da questo periodo che noi possiamo, come dire, individuare storicamente la genealogia di questa idea di sviluppo in contesto africano, no? Quindi l'idea che territori definiti per antonomasia come arretrati, come primitivi, per entrare nell'alveo, diciamo, della famiglia, delle civiltà, delle società considerate civilizzate, ha bisogno non semplicemente di questa generica missione civilizzatrice, ma anche ha bisogno dello sviluppo inteso come liberazione dal bisogno, ma in realtà inteso più sostanzialmente come trasformazione dei modelli economici africani, che sono prevalentemente legati al modello dell'economia di sussistenza, che significa non sopravvivenza ma sussistenza, ovvero un modello economico che ha come obiettivo primario il soddisfacimento del consumo e di una rete di scambi, diciamo, mirati a soddisfare
quel tipo di consumi che non sono direttamente soddisfatti dalla produzione locale, per capirci, no? Quindi l'obiettivo è sostituire l'economia di sussistenza con l'economia di mercato, che è quella del modello capitalista. Allora, in questa prospettiva, l'ideologia, il concetto della liberazione dal bisogno significa, si traduce in che cosa? Significa, si traduce nel concetto di trasformare i modelli produttivi secondo una logica capitalista, e questo giustifica la permanenza del regime coloniale, perché questo è un processo ovviamente di lunghissima durata, rispetto al quale ovviamente si teorizza l'incapacità degli africani di gestirlo autonomamente. No? C'è questa rappresentazione degli africani come eterni bambini, rispetto al quale è fondamentale il ruolo, come dire, paterno di guida dell'Occidente. No? Quindi in questo senso il mito della missione civilizzatrice, cioè, è un mito fondamentale, non solo perché all'epoca aveva una funzione molto importante, molto specifica, ma perché in realtà gran parte di questi stereotipi, di questi luoghi comuni, di queste narrative, diciamo, narrazioni rispetto alla storia, alla percezione dell'Africa, continuano a essere vive oggi. Se voi andate a leggere, scusatemi la brutalità, perché ovviamente la realtà è sempre molto più complessa, però andate a leggere la maggior parte dei progetti di sviluppo di organizzazioni internazionali, così come di organizzazioni non governative, non sempre ovviamente, per fortuna, ma molto spesso trovate lo stesso tipo di retorica che sottintende queste politiche, ovvero l'idea che si esporta delle conoscenze, si esportano dei saperi, si contribuisce allo sviluppo di territori che quindi sono automaticamente definiti come non sviluppati, senza aver preso prima la briga, essersi presa la briga di discutere che cosa intendiamo per progresso o per sviluppo. Intendiamo un dato puramente quantitativo, quanti pozzi ci sono, quanti accessi a internet ci sono, o lo sviluppo può essere anche non solo in un'ottica, come dire, dell'economia di mercato, un dato quantitativo, eccetera, no? Però questa è una parentesi solo per farvi capire le ramificazioni anche contemporanee di questo tipo di approccio. Allora, partendo da questo primo mito, diciamo, che spero di avere rappresentato in modo abbastanza chiaro, anche se forse troppo conciso, possiamo iniziare a guardare, ma proprio a grandi passi, il percorso coloniale italiano, no? Cioè, come lo collochiamo, il percorso coloniale italiano, prima di procedere all'analisi di altri miti e poi, come dicevo, anche di memorie e di eredità, no? Allora, il colonialismo italiano è interessante perché, anche se io contesto sempre questa retorica del colonialismo italiano come un colonialismo, come dire, atipico, come un colonialismo secondario, disorganizzato, eccetera, per la mia esperienza, almeno di ricerca, il colonialismo italiano in realtà è un colonialismo articolato, complesso e non particolarmente diverso da altre esperienze coloniali europee. Ovviamente è diverso, come dire, l'estensione geografica, i territori controllati, il potere economico che sta a monte, però dal punto di vista sia, fra virgolette, delle rappresentazioni mitologiche, ma anche delle logiche di organizzazione del dominio coloniale, di sfruttamento delle risorse, eccetera, eccetera, non è particolarmente diverso. Quindi è fondamentale innanzitutto procedere a una specie di critica, decostruzione di quelle che sono state le interpretazioni prevalenti, no? Voi sarete sicuramente più familiari di me con tutto questo insieme, no, di teorie, no? Che sono in gran parte in realtà animate da una matrice tipo ideologico, no? Questa lettura del colonialismo italiano come straccione, marginale, improvvisato, e che invece, a mio parere, non ha ragione d'essere storica, se non nell'essere, diciamo, questo tipo di letture il risultato della, come si può dire, se lo definirei, del trauma politico, ideologico, che è stata la caduta abbastanza, come dire, brutale, abbastanza improvvisa del fascismo, che ha posto tutta una serie di importanti problemi di interpretazione e di contestualizzazione dell'esperienza storica dell'Italia fascista, no? E il modo in cui io leggo, e ovviamente sono pronto a cogliere le vostre
letture alternative, se ci sono, le vostre critiche. Comunque il modo in cui io leggo questo passaggio è che sostanzialmente la caduta del fascismo pone all'Italia repubblicana un problema politico e traslatamente anche storiografico di capire che senso dare a questa esperienza, come lo collochiamo, no? Questo al fine di, però, allo stesso tempo, legittimare la nuova esperienza, quella dell'Italia repubblicana, no? E quindi si pone il problema della, cioè emerge sostanzialmente questa lettura del colonialismo, del fascismo, scusate, come una specie di male supremo, in gran parte subito, diciamo, dalla popolazione italiana, e esaltando invece di più la dimensione, no, patriottica, libertaria, della resistenza, eccetera, eccetera, antifascista. E in questo processo di ricostruzione o di costruzione, se volete, dell'immagine dell'Italia, l'immagine storiografica dell'Italia fascista, l'esperienza coloniale finisce in un certo senso intrappolata, nel senso che l'esperienza coloniale viene più o meno assiomaticamente associata all'esperienza fascista, che non era, in quanto l'esperienza coloniale è molto più prolungata, parte già dall'età liberale. E conseguentemente questo porta per un lungo periodo di tempo a una specie di rimozione, nel senso che la lettura dell'esperienza coloniale è polarizzata. Avete, almeno fino agli anni 70, tutto un filone di storiografia legata a intellettuali anche molto importanti, ma di matrice coloniale e fascista, che ovviamente cercano di ricostruire una immagine del colonialismo basata proprio su questi miti che oggi cerchiamo di analizzare, no? La missione civilizzatrice, gli italiani brava gente, costruivamo ponti, dighe, ospedali, eccetera, non eravamo come gli altri, no? E dall'altro versante invece una lettura molto più militante che condannava il colonialismo italiano come cialtrone, improvvisato, irrilevante, eccetera, eccetera, quasi a depotenziarlo delle implicazioni storiche e politiche che invece gli altri colonialismi hanno dovuto fronteggiare, no? Pensiamo, non so, il colonialismo francese, il colonialismo britannico, non che questi colonialismi, come dire, siano stati vissuti, l'esperienza coloniale sia stata vissuta in modo indolore e non ci siano state contraddizioni e lacerazioni molto importanti anche in questi contesti. Ma quello che queste realtà, penso, non so, per l'appunto, alla Gran Bretagna, alla Francia, a Portogallo stesso, insomma, hanno potuto evitare è stato quello di improvvisamente dover risolvere con fretta la questione coloniale, no? C'è stato tutto un processo molto più lungo, la decolonizzazione, che ha permesso di gestire politicamente, senza entrare nello specifico se sia stato un successo o un fallimento, però hanno avuto il tempo per gestire politicamente questo processo. In Italia è stata una cesura violenta, secca, no? E questo un po' ce lo portiamo ancora dietro, secondo me, no? E quindi nella sostanza, come possiamo collocare, no, l'origine di questo modello coloniale italiano? Cortesemente la prossima. Allora, se, come dicevo prima e continuo a ripetermi, mi scuso per la semplificazione, però do per scontato che per voi siano dati, come dire, familiari, quindi non mi sembrava il caso dover tornare nel dettaglio, no? Però sostanzialmente l'espansione coloniale italiana ha una matrice, questa sì, abbastanza diversa da quella di altre esperienze coloniali, con l'eccezione forse del Portogallo, perché nasce non immediatamente come un processo finalizzato, che ne so, all'espansione di esportazione di capitali, di risorse produttive verso le colonie, ma nasce con una specifica volontà che è quella di risolvere un problema sociale interno dell'Italia, no? Quindi la drammatica disparità fra Mezzogiorno e il resto dell'Italia, quindi il problema della disoccupazione, del brigantaggio e soprattutto della massiccia immigrazione, questa emorragia che l'Italia sta sperimentando in questi anni verso il resto dell'Europa, verso le Americhe, verso l'Australia. E quindi il colonialismo nasce come idea, ed è un'idea trasversale, molti esponenti non solo della, fra virgolette, della destra liberale, ma anche della sinistra storica, condividono questa idea, no? La Briola è uno di questi, no? L'idea di usare le colonie come una valvola di sfogo per la questione della disoccupazione, come addirittura come colonie penali, perché le carceri stanno scoppiando per via delle politiche di repressione del brigantaggio che riempiono le carceri italiane, e quindi
ha questa matrice abbastanza interessante, abbastanza inusuale, se vogliamo, che inizialmente ha, fra virgolette, da questa dimensione di colonialismo di popolo, se vogliamo dare questo termine, di colonialismo finalizzato a risolvere questioni sociali interne alla madrepatria coloniale. E molto sempre con la stessa brutalità, per dare due coordinate, no? È importante anche parlare di periodizzazioni, no? Quindi il colonialismo italiano sostanzialmente può essere, e ripeto, come tutte le periodizzazioni, è una convenzione, una scelta, non ha un valore assoluto, però a grandi linee è diviso in due grandi blocchi, no? L'esperienza liberale, quindi quella che va dagli inizi, proprio quando ancora, no, l'Italia è appena uscita dal percorso di unificazione, quindi già insomma all'epoca di Cavour, e che dal 69 prosegue fino agli anni 20, e poi la fase successiva, che però, ad esempio, nella percezione popolare sembra essere l'unica vera parte dell'esperienza coloniale italiana, che è quella fascista, no? Quindi quella dalla, diciamo così, dalla seconda metà degli anni 20 fino al 41-42, quando per i noti avvenimenti bellici l'Italia perde le colonie prima di tutte le altre potenze coloniali europee, con l'eccezione ovviamente della Germania, no? E quindi molto rapidamente farei una carrellata, ma proprio a volo d'uccello, per vedere le aree su cui, diciamo, il contesto africano si va a realizzare l'esperienza coloniale italiana, per capire anche un po' le logiche, le linee, diciamo, di sviluppo. La prima ovviamente è l'Eritrea, che è, diciamo, è il primo, e da questo punto di vista quindi è più importante, potremmo dire, esperimento coloniale italiano, perché l'Eritrea è un po' il laboratorio, no? Questa è una cartina, come voi sapete, i confini in queste zone dell'Africa sono una questione molto molto delicata. Questa è una cartina che dovete usare con beneficio di inventario, perché a seconda di quale lato della frontiera voi sediate potreste averne una lettura diversa, però convenzionalmente questa è la cartina che rappresenta l'Eritrea. Quindi un territorio minuscolo, sono meno di 120.000 chilometri quadrati, con pochissime risorse naturali, però la posizione, se voi guardate questo pezzetto di cartina, insomma, la collocazione geografica la rendeva appetibile in virtù della sua posizione dominante sul Mar Rosso. Ricordatevi che non è una coincidenza, l'Italia inizia a fare i primi accordi nel 1869 per l'acquisizione di territori in quella che poi diventerà l'Eritrea, e il 1869 è l'anno della apertura, no? Inaugurazione dello stretto di Suez, no? Il canale di Suez. Quindi, come dire, la data non è casuale, sta a indicare il fatto che queste zone improvvisamente acquisiscono un valore strategico notevole, no? E quindi in questo va ritrovato il senso dell'acquisizione italiana, che è originariamente, non so quanto voi riusciate nei vostri schermi a vedere, ma se guardate in fondo sull'angolo basso a destra della cartina vedete indicato Assab. Assab è il porto, è un porto, scusate, dell'Eritrea, ed è il primo pezzo di terra che l'Italia acquisisce in Africa, e da lì progressivamente, risalendo verso il nord, c'è l'espansione coloniale, no? E quindi dicevo, il caso dell'Eritrea è quello su cui mi fermo di più, non tanto per sciovinismo, perché io sono di origine eritrea, ma perché l'Eritrea è un po', come dire, il laboratorio. Quindi quello che si fa in Eritrea di fatto viene con intensità diverse, viene riproposto nei successivi percorsi di espansione coloniale italiana, no? Quindi il dato importante che emerge nel caso eritreo, e lo vedremo successivamente con la Somalia, è che quindi questo ci fa capire la collocazione storica dell'Italia: l'Italia non acquisisce direttamente l'Eritrea, acquisisce dei pezzetti di terra tramite un processo che in realtà non è militare, ma è di acquisizione, formalmente è un acquisto, un leasing, diremmo oggi, di terreno, ma non da parte dello Stato. E lo Stato lo fa attraverso mediatori, no? Intermediari. In questo caso Giuseppe Sapetto, che era un
ex missionario spretato che, avendo operato a lungo nella zona, no, conosceva lingue, culture, eccetera, quindi faceva da intermediario. Questo ci solleva il primo importante problema, che è quello del perché, no? E quindi di fatto l'Eritrea presenta questo modello interessante, che è caratteristico di quelli che possiamo chiamare colonialismi minori, che è il modello del colonialismo per procura. Cioè, l'Italia acquisisce possedimenti coloniali in Corno d'Africa passando attraverso un rapporto di mediazione e anche di previo consenso da parte della Gran Bretagna, che è la grande protagonista, diciamo, in questa zona dell'Africa, ma anche in altre zone dell'Africa, e che quindi c'è un processo di negoziazione diplomatica in cui l'Italia sostanzialmente si fa prima garantire una specie di luce verde, di semaforo verde da parte della Gran Bretagna, e successivamente quindi passa alla formalizzazione dei propri possedimenti coloniali, no? E per quale motivo la Gran Bretagna accetti la presenza italiana nella regione è intuibile, no? E come dire, l'alternativa è potenziare la presenza francese o la presenza tedesca, che viene percepita come maggiormente pericolosa rispetto agli interessi strategici britannici. Procedendo, per cortesia, l'Eritrea è importante perché, oltre a questo aspetto, come dire, di colonialismo per procura di cui parlavo, presenta un altro importante aspetto, che questo sì è dal punto di vista storico, diciamo, non unico, ma abbastanza raro nel contesto coloniale, ovvero il fatto che l'Italia, nel suo processo di espansione coloniale in Eritrea e in generale nel Corno d'Africa, si va a scontrare con un parallelo processo politico, che è quello del processo di espansione a sua volta dell'impero etiopico, no? L'impero etiopico, con l'imperatore Ioannes IV e alla sua morte con il più famoso Menelik II, sta attraversando un processo molto importante di riorganizzazione della propria struttura statuale, che passa anche attraverso un'opera di espansione, se volete dire di conquista, a spese di altre, di altri regni locali, di altre popolazioni locali, che vengono inglobate, ad esempio, massicciamente al sud dell'Etiopia, no? Le stesse zone in cui adesso troviamo forti tensioni, no? Popolazioni Oromo, popolazioni Somale, eccetera, che vengono annesse con forza all'impero etiopico, che ci ha come dire, sta perseguendo un analogo processo di espansione non solo verso sud, ma anche verso nord. E quindi entra in rotta di collisione con l'analogo parallelo processo italiano. Quindi questo è interessante perché si traduce in una serie di scontri militari che vedono ripetutamente l'esercito italiano sconfitto, la prima volta nel 1887 a Dogali, no? Voi conoscete probabilmente una poesia molto famosa di Carducci, no? Sui 500, no? che cadono a Dogali nel 1887, e ancora più grave, più famosa, probabilmente nel 1896, la battaglia di Adua, dove, no, le truppe etiopiche guidate dall'imperatore Menelik e le truppe italiane si scontrano, ed è una cocente sconfitta, no, per l'Italia, che segna, diciamo, l'immaginario politico italiano. Non a caso Mussolini giustificherà poi l'invasione dell'Etiopia come una rivincita, no? Allora, rapidamente, per concludere questa piccola carrellata, è importante guardare ai modelli amministrativi che vengono realizzati in Eritrea, e sono modelli amministrativi che prevedono sostanzialmente una riorganizzazione radicale dello spazio amministrativo e politico eritreo secondo le logiche amministrative dello Stato italiano, no? Quindi il territorio viene organizzato in diverse unità amministrative, commissariati, residenze, vice residenze, che è la terminologia, diciamo, dell'epoca. E quindi sembrerebbe un modello classico, no, tipo francese, di dominio diretto, ma allo stesso tempo mantiene degli elementi di dominio indiretto. Perché? Perché le autorità locali non vengono soppiantate, eliminate, marginalizzate, vengono cooptate, perché rimane sempre il problema di gestire gli indigeni, come si diceva all'epoca, no? E quindi come gestisci gli indigeni? Attraverso le loro stesse strutture.
Quindi le autorità locali, le autorità politiche, le autorità anche religiose, vengono cooptate, ma anziché essere, diciamo, espressione della, come dire, delle strutture di politiche, di potere locale, diventano dei funzionari salariati dello Stato italiano, o se preferite, dell'amministrazione coloniale. Allora, perché questo è importante? Perché sostanzialmente questo schema, con le dovute, ovviamente, piccole variazioni, noi lo ritroviamo in Somalia, lo ritroviamo in Libia, anche se la Libia è un caso un po' diverso ovviamente, e lo ritroviamo soprattutto successivamente nel 1935 in Etiopia. Molto rapidamente, sulle altre potremmo anche saltare, nel senso che la Somalia è, diciamo, cronologicamente la tappa successiva. Una volta conquistate consolidato, diciamo, o meglio, quando è ancora in via di consolidamento il controllo dell'Eritrea, l'Italia inizia a ragionare in termini di un'espansione, e quindi l'obiettivo successivo sarà l'Etiopia. Tenete presente questa piccola importante specificità, no? E anche questo è un processo di espansione coloniale, fra virgolette, di tipo residuale, cioè si vanno a occupare quei pezzi di terreno che non sono già stati colonizzati. Ormai con la conferenza di Berlino del 1884, più o meno le regole del gioco sono state definite, le potenze europee hanno più o meno notificato le loro aree di influenza, di sovranità, diciamo, in contesto africano, è rimasto poco, diciamo, di ancora occupabile. Quindi c'è anche questa dimensione da tenere presente, no? E la Somalia è il secondo caso. Io lo salterei per il semplice fatto che la Somalia presenta sostanzialmente la peculiarità di essere più omogenea, se vogliamo, sul piano linguistico-religioso rispetto all'Eritrea, che è molto più frammentata, ma sul piano, diciamo, politico i processi sono simili, no? Quindi c'è inizialmente l'acquisizione di terreno sempre con questa formula della contrattazione privata, no? Quindi non è lo Stato, ma sono delle compagnie concessionarie che acquisiscono terreno. E questo è un altro dato importante, no? Nella percezione, come dire, pubblica, popolare, diciamo, il colonialismo è percepito, no, come no, cannone, artiglierie, navi da guerra, conquiste militari. In realtà, nel caso italiano, ma non solo, la maggior parte delle tappe iniziali passa attraverso questa, chiamiamola, finzione di diritto internazionale, no? Per cui c'è una simulazione di acquisizione di terreno, formalizzazione di protettorati, e la parte militare in realtà è sempre successiva ed è quella che si realizza quando, no, bisogna effettivamente prendere possesso del territorio, controllarlo e soprattutto reprimere il dissenso inevitabile, no? Quindi da questo punto di vista, dicevo, il caso somalo non è un'eccezione, segue lo stesso protocollo. E se mi concedete la libertà, visto che il tempo è poco, lo salterei direttamente per passare rapidamente alla Libia, che invece ci presenta un contesto diverso, e da questo punto di vista più curioso e più complicato, no? La Libia diventa, diciamo, oggetto delle mire italiane in modo concreto nel 1911, ma già, se guardiamo la cronologia, siamo effettivamente ormai fuori tempo massimo, no? Ormai la maggior parte dell'Africa è già stata spartita tra le potenze europee, tra il 1880-85 è rimasto ben poco, no? Quindi il 1912 tecnicamente è veramente fuori tempo massimo. Non solo, ma dal punto di vista del diritto internazionale, il territorio che poi verrà chiamato Libia, che è l'assemblamento, possiamo guardare un attimo la cartina precedente, è un assemblamento di tre macro aree, no? La Tripolitania, che è la parte, diciamo, nord-occidentale, diciamo così, la Cirenaica, no? Tutta la zona invece orientale di Bengasi, e il Fezzan, che è la parte interna, diciamo, sahariana. E sono tre mondi, in realtà, erano, insomma, all'epoca, ma in parte continuano a esserlo, tre mondi tra loro separati, con
spesso anche con lingue, con sistemi politici, con tradizioni culturali non perfettamente omogenee, ma il dato, dicevo, che rende più interessante e più curioso sul piano del diritto internazionale è che questo territorio, mentre il resto dell'Africa subsahariana viene spartito in quanto considerato territorio come tipo res nullius, cioè territorio in cui non viene riconosciuta nessuna forma di sovranità, non si riconosce ad alcuna struttura politica africana la dignità di Stato, nel caso libico la Libia è un pezzo di impero ottomano e quindi in realtà tecnicamente non è un'espansione coloniale, non a caso voi nella letteratura dell'epoca, ma anche in quella successiva, spesso trovate citato questo evento della storia come guerra italo-turca, non come invasione della Libia. No? Quindi anche lì vedete è importante, no? Banalmente come definiamo, come denominiamo, no, gli eventi, quindi invasione della Libia, espansione coloniale, guerra italo-turca, le prospettive cambiano. No? Quindi c'è una differenza rispetto alla tempistica, dicevo, c'è una differenza rispetto al diritto internazionale, ma soprattutto è cambiata anche l'atmosfera, non è più l'espansione coloniale in Eritrea, in Somalia, che si svolge in età che in un contesto in cui il colonialismo è tutto sommato ancora marginale, non gli si dà un'eccessiva visibilità nel dibattito pubblico, nella stampa, eccetera. La guerra di Libia è tutto un altro contesto. È la prima guerra, diciamo, con una fortissima ridondanza, diciamo, una fortissima eco mediatica, no? Vi citavo qui questo brano di Pascoli, La grande proletaria, no? Che è questa specie di ode al diritto, in un certo senso, della grande proletaria, quello dell'Italia, no? A espandersi, ad assumere respiro vitale, che anticipa un po' alcuni dei temi del fascismo, ma è anche la prima grande guerra in cui c'è, guerra coloniale in cui c'è un grande uso dei media, no? È la prima guerra che viene registrata, no? Filmata, e però anche questa guerra mantiene tutta una serie di topoi, di stereotipi coloniali, incluso quello della liberazione. No? Per cui, se voi leggete la stampa italiana di quegli anni, è molto bello, perché è interessante, diciamo, perché la cifra di questa guerra è quella della liberazione. Si liberano le popolazioni arabe, no? Della Libia dalla oppressione del barbaro impero ottomano, no? Quindi dall'oppressione dei turchi, e quindi questo è il modo in cui l'opinione pubblica viene preparata, no? Tranne poi essere ovviamente spiazzata dal fatto che le popolazioni che vengono liberate dai turchi in realtà si alleano ai turchi e guerra di Libia si trasforma in una delle più crudeli esperienze coloniali italiane, perché per far fronte a questa resistenza, no, si adottano le politiche, sono passato alla slide successiva intanto, le politiche della l'adozione di campi di concentramento che portano, no, a un numero ancora contestato di morti, da fonti libiche parlano fino a 500.000, più realisticamente sono circa 150.000, 200.000 civili, sempre numeri, no, enormi, che vengono sostanzialmente internati in questi campi di concentramento nel deserto per sottrarre, diciamo, supporto popolare alla resistenza libica, e non a caso ci vogliono 20 anni ci vorranno 20 anni per sedare, diciamo, questa rivolta, e soltanto a partire dagli anni 30, dalla fine degli anni 30 inizia la vera e propria opera di colonizzazione attraverso l'invio di coloni, secondo lo stesso schema che però abbiamo visto inizialmente in Eritrea, cioè l'idea della colonia come uno sbocco, diciamo, naturale per la forza lavoro in eccesso presente in Italia. E da questo punto di vista, quindi, la Libia è importante, ma come vi anticipavo, è in un contesto storico e anche in una lettura, diciamo, diplomatica abbastanza diversa da quello che abbiamo visto in Etiopia, in Eritrea e in Somalia. E per concludere questa rapidissima carrellata, ovviamente è ancora più anacronistico, se vogliamo, l'ultimo passaggio coloniale italiano
in Africa, e meglio ancora nel Corno d'Africa, che è l'invasione fascista dell'Etiopia nel 1935. Allora questa è veramente fuori da qualsiasi altra possibile chiave di lettura coloniale, perché ovviamente i tempi, no? 35, in alcune parti dell'Africa si inizia già a ragionare in termini di decolonizzazione, no? La decolonizzazione inizia già a essere un tema che, no, già per capirci, nel Sudan confinante, nell'Egitto, si inizia a parlare di decolonizzazione. In Africa occidentale c'è un dibattito fra gli intellettuali, le elite africane, già molto, no, avanzato, vivace, sui temi dell'indipendenza, dell'anticolonialismo, eccetera. Quindi veramente quella di Mussolini è veramente, dal punto di vista cronologico, fuori tempo massimo. C'è un altro grandissimo problema per gli appassionati di diritto internazionale: il fatto che l'Etiopia dal 1923 fosse diventata membro della Società delle Nazioni. Quindi tecnicamente non sarebbe esistito, diciamo, nessuna possibile giustificazione internazionale all'azione di Mussolini, no? Questo apre tutta un'altra serie di temi che possiamo trattare qua, che immagino voi siate più che familiari, no? Tutta la questione della effettiva capacità, no, della Società delle Nazioni di far mantenere, no, i propri dettami, la reazione italiana, che sostanzialmente consiste nel uscire dalla Società delle Nazioni, però diciamo quello che è importante, secondo me, sottolineare di questa esperienza è il fatto che questa guerra, questa ultima, diciamo, campagna coloniale europea, che è l'invasione dell'Etiopia, sul versante italiano, per poter trovare, teorie di giustificazione, modelli, ideologie di giustificazione di questa campagna, vengono riesumate tutta una serie di topoi che sono quelli che abbiamo parlato, di cui abbiamo parlato prima, no? Per cui si dice, ad esempio, che sì, è vero, l'Etiopia è membro della Società delle Nazioni, ma lo è illegittimamente. Perché? Perché la carta fondativa della Società delle Nazioni prevede che possano essere membri di questa Società delle Nazioni stati che garantiscano adeguati livelli di civiltà. E come li computo questi livelli di civiltà? Attraverso l'organizzazione del sistema giudiziario, ad esempio, attraverso l'assenza di pratiche aberranti come la schiavitù, eccetera, eccetera, no? Allora, tutto lo sforzo dell'arsenale diplomatico fascista consisterà nel produrre materiale, dossier, eccetera, che cercano di mostrare come in Etiopia, in realtà, in alcune zone siano ancora in vigore formule di sfruttamento della forza lavoro che possono essere considerate tipo schiavista. Si sostiene che il sistema giudiziario etiopico sia sostanzialmente di tipo medievale, barbaro, assolutamente inadeguato agli standard del diritto contemporaneo, eccetera, eccetera. Quindi si cerca di giustificare l'azione inaccettabile dal punto di vista del diritto internazionale, svuotando, diciamo, di legittimità la presenza etiopica nella Società delle Nazioni. E quindi questo è interessante. Sul versante opposto, l'invasione dell'Etiopia è molto importante perché scatena una reazione politica, emotiva molto forte su scala internazionale. Voi avete una quantità incredibile di manifestazioni di piazza in Europa, no? In Inghilterra, in Francia, eccetera, quindi di solidarietà degli ambienti più, ovviamente, più illuminati, più militanti, diremmo oggi, di solidarietà con l'imperatore etiopico contro l'espansione fascista, ma, e qui c'è la chiave di lettura politica molto affascinante, scatena una reazione vivissima nel resto dell'Africa e in gran parte dell'Asia, cioè in territori che sono ancora colonie, ma le cui elite guardano all'Etiopia simbolicamente come come una specie di faro di speranza, perché era uno stato fino a quel momento, probabilmente l'unico stato africano effettivamente indipendente che non era stato ingabbiato, no, nelle maglie del colonialismo. E quindi in questo senso la sua conquista da parte di Mussolini scatena questa ondata di reazioni e di
proteste su scala globale, inclusi anche, ad esempio, gli afroamericani negli Stati Uniti, che ovviamente leggono l'esperienza etiopica come attraverso le lenti della loro esperienza, della lotta contro la segregazione razziale, la lotta per i diritti civili, e quindi diventa un catalizzatore della, come dire, della reazione anticoloniale, non più a questo punto semplicemente italiana, ma globale. Quindi Mussolini diventa in un certo senso il simbolo del colonialismo per eccellenza, e quindi contro questa campagna si ha questa reazione di massa molto importante. Se mai avete voglia e tempo, provate a cercare su YouTube, ad esempio, c'è uno spezzone del discorso che tiene l'imperatore etiopico Haile Selassie a Ginevra, no? All'Assemblea della Società delle Nazioni, in cui è interessante e imbarazzante allo stesso tempo, perché fa un discorso molto, molto, molto emozionante, in cui cerca di toccare le corde, no? dei diritti, no? Diciamo, guardate, noi siamo membri come voi di questa consesso, per quale motivo a noi non vengono applicate le regole che ci spetterebbero, non viene tutelata la nostra sovranità? E dice: guardate che se non lo fate adesso tocca a noi, ma se non intervenite per difendere noi, fra breve potrebbe toccare a voi, no? Quindi c'è anche questo monito molto, molto, molto così importante. E è anche interessante come si conclude il discorso, perché il discorso viene interrotto dalle urla della delegazione italiana, che inizia a insultarlo, quindi che letteralmente gli impedisce di concludere il discorso, no? Quindi è un documento che trovate su YouTube, molto molto interessante. E l'altro aspetto, con questo concludo, è che se possiamo cortesemente passare a quella successiva, la presenza italiana in Etiopia è tuttora oggetto di controversie dal punto di vista degli storici. Ad esempio, gli storici etiopici in genere rifiutano di leggere questa occupazione come questa esperienza come un'esperienza di colonialismo, e contestano questa categoria dicendo: ma non è un'esperienza coloniale, perché? Perché è breve, sono sostanzialmente 5 anni abbondanti, e non si è mai tradotto in un effettivo completo controllo del territorio. Ha prevalso, diciamo, la resistenza, la guerriglia, e quindi il controllo del paese è stato da parte degli italiani si è limitato ad alcune regioni e prevalentemente comunque alle aree urbane, no? E quindi è interessante vedere questo, che la storiografia etiopica contemporanea spesso rifiuta, parla della presenza italiana in relazione ai crimini di guerra, soprattutto a quelli compiuti, diciamo, dal generale, cioè scatenati dal generale Graziani come reazione a un attentato di cui era stato fatto oggetto nel febbraio 37. Graziani dà il via a una brutale campagna di repressione. Qua vedete alcune delle immagini, diciamo, più drammatiche, no? In cui cos'è che rende questa repressione drammatica? Il fatto che non è un'operazione militare, che non lo renderebbe, come dire, necessariamente migliore, ma quantomeno sarebbe condotto all'interno di una gestione, perdonatemi il cinismo del termine, una gestione disciplinata della violenza, no? In realtà Graziani scatena, diciamo, un tipo di reazione che è più una vendetta, più che una repressione, e dà mano libera alle milizie del fascio, anche ai civili. Quindi le prime vittime in realtà di questa repressione sono civili, persone, cioè il primo etiopico incontrato per strada da un miliziano del fascio o dai civili italiani veniva massacrato con le armi più improvvisate e improbabili, no? Dopodiché invece diventa sistematica, nel senso che sistematicamente la milizia del fascio e l'esercito iniziano a rastrellare i giovani, gli intellettuali, le autorità religiose, le autorità politiche considerate come minaccia, e vengono giustiziati, no? Quindi c'è questo elemento di brutalità. Però, come dicevo, il colonialismo, la categoria stessa del colonialismo viene rigettata da gran parte dell'amministrazione, della
storiografia etiopica contemporanea, no? Quindi è interessante perché mentre sul versante italiano si continua a parlare, no? Anche gli studi più recenti parlano, no? Delle violenze coloniali italiane, del colonialismo italiano in Etiopia, la storiografia etiopica sostanzialmente rigetta questa categoria. E allora, io spero di essere ancora abbastanza chiaro, mi rendo conto che sto procedendo con un po' di fretta. Vabbè, scusate, questa è una foto molto brutale, ma è per darvi capire, farvi capire la violenza, no? Nel senso che questo è Ras Haile Gebrselassie, uno dei leader, diciamo, dei dignitari politici etiopici che guida la resistenza, che viene catturato, decapitato e la sua testa, come dire, esposta sulla piazza del paese in cui lui è nato, col divieto a chiunque di raccoglierla, e poi viene fotografata. Questa fotografia circola a lungo sia a livello privato, no, fra i militari dell'epoca, ma anche a livello pubblico, no? È interessante anche vedere, no, come, no, adesso questo viene attribuito come esempio, no, di barbarie, no, se pensiamo alle cose atroci che ha fatto l'ISIS recentemente, eccetera eccetera. In realtà nella campagna d'Etiopia del 35 questa è una prassi normale. Sono tantissimi capi etiopici che vengono, dopo la cattura, vengono giustiziati, decapitati e esposti, diciamo, sulla pubblica piazza come monitor. Quindi la violenza è un dato, insomma, importante anche da prendere in considerazione. Allora, in questa mia carrellata rapida, e continuo a sperare ancora un po' chiara, sulla dimensione del mito dell'eredità, e il mito centrale che va in qualche modo, che inevitabilmente va preso in considerazione, ovviamente quello degli italiani brava gente. Perché? Perché è il mito attraverso il quale tuttora, no? Non in ambito ovviamente accademico, storiografico, che per fortuna, insomma, si è abbastanza allontanato da questo tipo di lettura, però in ambito politico, con ovvie, non ci nascondiamo dietro un dito, con ovvie posizioni, no? Tipo posizionamenti tipo a seconda della configurazione politica, no? Della destra sostanzialmente italiana, questo tema degli italiani brava gente continua a essere un elemento centrale, no? Nella rappresentazione mediatica dell'esperienza coloniale italiana. E quindi come rapportarci? Se no, io dico, scrivo qua un po' provocatoriamente, demonizzare o analizzare, no? Nel senso che considero ovviamente ugualmente inutili sul piano storiografico sia le letture positive di questo mito, no? Quindi, ma sì, è vero, in effetti gli italiani alla fin fine hanno questo elemento quasi congenito, no, dell'ethos italiano, che li rende incapaci di essere effettivamente, no, violenti, crudeli, eccetera, come sono stati gli altri occupanti coloniali, o sul lato opposto invece, come anche parte della storiografia ha fatto negli anni 70-80, demonizzare, no, l'esperienza con gli italiani, cioè che gli italiani erano dei barbari, criminali, assassini, eccetera, eccetera. Dal mio punto di vista è più importante, come sempre, studiare i contesti, contestualizzare, capire le forme di violenza, quando ci sono state e perché, e vedere anche invece storicamente dove possiamo ancorare quest'idea di carattere, di questo mito, per l'appunto, di italiani brava gente. E per cercare di navigare in queste acque un po', come dire, un po' melmose per certi aspetti, vi propongo una piccolissima carrellata che è mutuo da questa importante studiosa Silvana Patriarca, che è interessante che scrive questo libro, no, intitolato Italianità, no? E che sostanzialmente cerca di prendere in considerazione appunto questa idea del carattere nazionale italiano. Che cos'è il carattere nazionale italiano, no? Qual è la genealogia di quest'idea proprio, no? E innanzitutto lei introduce questa idea che va differenziato identità nazionale da carattere nazionale, no? E dice: il carattere nazionale è un elemento, fra virgolette, che presenta elementi di oggettività, con molte virgolette, no? Nel senso che fa riferimento a un insieme di tratti morali, mentali, che sarebbero comuni a una popolazione, mentre invece l'elemento della identità nazionale è qualcosa di più soggettivo, di più impalpabile, più sfuggente, che ha più a che fare con, come dire, la percezione o anche l'auto rappresentazione che un popolo fa di se stesso,
e che può avere tutta una serie di implicazioni politiche importanti. No? Allora, perché vi faccio questa premessa? Dicendo, attingendo a piene mani dal lavoro importante di questa studiosa. Fra parentesi, questo lavoro in realtà esce in inglese, no? Lei lo pubblica originariamente in inglese negli Stati Uniti e poi arriva in Italia con la terza come traduzione, no? Quindi è interessante anche gli itinerari intellettuali, no? Quindi il fatto che evidentemente è un qualcosa che è più facile forse trattare, analizzare all'estero e poi importare in Italia anziché fare quello che non si aspetterebbe al contrario, cioè maturare questo studio in Italia e poi esportarlo all'estero. E qualcosa di simile è accaduto, se voi andate a guardare un po' la bibliografia sul colonialismo italiano, c'è stato a un certo punto, alla fine degli anni 90, all'inizio degli anni 2000, una fortissima accelerazione negli studi del colonialismo italiano, che però, anche avendo come attori non solo studiosi internazionali, ma anche studiosi italiani, veniva maturato in convegni e in pubblicazioni all'estero, quindi trovate tantissime pubblicazioni in inglese sul colonialismo italiano, fatte come risultato di convegni, che ne so, a Londra, a New York, eccetera. Anche questo, secondo me, in qualche modo ci fa capire che c'è qualche ancora problema, diciamo, di collocazione, di accettazione anche nel dibattito pubblico di questi temi, no? Quindi dicevo, perché vi citavo il libro della Silvana Patriarca? Perché ci dà una serie di strumenti per navigare e capire dove possiamo trovare i primi elementi che ci spiegano la nascita di questa teoria degli italiani brava gente rispetto al contesto coloniale, no? E fa tutto un riferimento che, se volete, possiamo anche saltare anche al ruolo di Gioberti, no? Che, insomma, tutto il ruolo di Gioberti nel definire, no, la sua teoria del primato degli italiani, che lui ha ancora un primato etnico, morale, intellettuale allo stesso tempo, ma che però, se volete, leggendo un po' tra le righe questo suo testo, noi possiamo anche leggere come un'espressione, tutto sommato, di una percezione di debolezza, no? Questa sua continuo invito al riscatto nazionale, a recuperare questo primato degli italiani, evidentemente fa riferimento al fatto che probabilmente questo primato è stato appannato, offuscato, no? Però, a parte questa divagazione, diciamo, Gioberti è importante perché ci introduce in modo, diciamo, sistematico, pesante, insomma, questo tema. È molto importante il tema che lui tratta, in particolare dell'ozio, no? L'ozio degli italiani. Allora, questo è importante perché dopo, spero, insomma, di farlo rendervelo chiaro, ci permette di collegarci con il discorso coloniale, no? Allora, in Gioberti, e non solo in Gioberti, c'è un forte dibattito che attraversa tutto l'Ottocento italiano, no? Sull'ozio. Ozio inteso come esotismo, no? Quindi c'è quasi una dimensione, se voi leggete anche, non so, la letteratura di viaggio, no, dei grandi intellettuali europei che attraversano l'Italia nell'Ottocento, questa dimensione dell'ozio emerge spesso, ma quasi in senso esotico, no? Un po' come uno sguardo quasi orientalista sull'Italia, come se l'Italia fosse il sud di qualcun altro, no? E quindi c'è questa dimensione esotico, ma dal punto di vista degli intellettuali, dei politici italiani dell'epoca, dei militanti italiani, c'è l'idea anche dell'ozio come una piaga, perché l'ozio viene visto come l'ostacolo alla crescita e, parola magica, alla civilizzazione dell'Italia, no? E poi c'è anche la dimensione, tra virgolette, quasi di genere, cioè nel senso che l'ozio viene letto come una metafora, come una svirilizzazione della società, una perdita di, no, di mascolinità, rende il carattere italiano effeminato, no? Allora, perché questo è importante? Perché a partire da questo c'è una vera e propria missione civilizzatrice interna che si ha in Italia, prima ancora della missione civilizzatrice di cui abbiamo parlato all'inizio, no? Cioè la conquista del Mezzogiorno, scusate, la conquista è un termine brutale, diciamo l'unificazione dell'Italia, viene anche letta come una specie di missione civilizzatrice interna in cui occorre lottare contro l'ozio, contro quelli che alcuni chiamano i vizi orientali, che però vengono di fatto considerati come un elemento del carattere nazionale, ma anche di fatto come una specificità propria del Mezzogiorno, no? Quindi c'è questa idea dell'istruzione, no, della scuola come strumento di riscatto nazionale. Pensate, no, quanto ha scritto su questo D'Azeglio, le pubblicazioni di Collodi, di De Amicis, tutte battono su quest'idea. Ma il Mezzogiorno è l'Africa dell'Italia da questo punto di vista, è il territorio che va civilizzato.
E poi per un processo quasi di traslazione, voi vedete come questa missione civilizzatrice viene in un certo senso riproposta nelle colonie, no? Ma il primo vero laboratorio concettuale è in realtà il Mezzogiorno, il Sud Italia, no? Poi nelle colonie troviamo questo concetto di missione civilizzatrice e nelle colonie troviamo anche, possiamo vedere, l'evoluzione del carattere nazionale, no? Come si rappresenta il carattere nazionale nelle colonie, no? Nel periodo liberale, secondo la periodizzazione che vi proponevo prima, il colono, l'italiano in colonia, che cos'è? È una specie di migrante interno, no? Cioè è un italiano che emigra all'interno di uno spazio politico che è italiano, perché la colonia è territorio italiano, ma all'interno del quale però ha una funzione di civilizzazione. Civilizza un territorio che è definito, rappresentato come arretrato, come barbaro, proseguendo però una missione civilizzatrice che è già iniziata nella metropoli stessa, no? Quindi questo è un dato interessante. Un elemento interessante è che in questo processo il carattere nazionale si rappresenta come, rispetto alle popolazioni, all'interazione, ad esempio, con le popolazioni locali, oserei dire in termini pragmatici, no? Come si definisce il rapporto con le popolazioni africane? No? Pragmaticamente, no? Il ragionamento qual è? È un colonialismo prevalentemente al maschile. Gli uomini, la carne è debole, come si dice, no? E quindi si sa che gli uomini, insomma, cercheranno le donne e si dà, come dire, non è approvato il fatto che ci sia questa commistione tra le razze, no? Come si diceva all'epoca, che quindi i maschi italiani si uniscano con donne africane, no? Il contrario è considerato sempre ovviamente del tutto inaccettabile, però in questo senso è tollerato, non approvato ma è tollerato, e conseguentemente si accettano anche il risultato, cioè il meticciato, cioè i figli che nascono da queste unioni, come dire, sarebbe meglio che non se non ci fossero, però pragmaticamente si accettano. Col fascismo il carattere nazionale cambia radicalmente, perché il colono non è più un migrante interno, ma è l'avamposto della civiltà. È un po' come il Far West statunitense, no? È quello che espande sempre più i confini della civiltà, intesa come civiltà però che è quella della italica, il carattere nazionale italiano come legato anche alla grandiosità della tradizione romana. E quindi il colono è non solo un civilizzatore, ma a questo punto nella retorica fascista è l'espressione, il simbolo più evidente, più immediato della superiorità italiana, del carattere quindi nazionale italiano barra latino, rispetto alle altre potenze coloniali. Tutta la dimensione a questo punto dell'ozio, tutta questa dimensione dell'italiano relativamente effeminato, come viene rappresentato nell'Ottocento, è scomparsa, quindi al contrario c'è un elemento, no, di virilità, di mascolinità che straborda, e il colonialismo è espressione di questo. Se voi pensate anche, non so, alle rappresentazioni iconografiche, alla musica, no? Pensate Faccetta Nera, no? Faccetta Nera è la metafora, no? Dell'uomo bianco che conquista, che seduce e che possiede la donna nera, no? E quindi è una metafora forte del colonialismo, anche se, come voi sapete, Faccetta Nera verrà poi rigettata dal fascismo, perché in realtà proprio questo ammiccare a dimensione erotico sessuale diventa contraddittorio nel momento in cui vengono emanate le leggi razziali, perché a questo punto è assolutamente inaccettabile la commistione tra popolazioni considerate diverse. E in questo contesto qual è il paradosso? E qui troviamo appunto l'esplicitazione importante dell'italiano brava gente. Il fascismo, nella volontà di differenziarsi dagli altri modelli coloniali, soprattutto dai due grandi modelli di riferimento, quello britannico e quello francese, si dichiara diverso. Perché diverso? Perché noi non siamo in Africa per sfruttare brutalmente, come fanno tutte le altre sanguisughe coloniali europee. Noi siamo in Africa a portare la civiltà, e il nostro rapporto con le popolazioni indigene è un rapporto di umanità. Noi non siamo lì per sfruttare, e quindi proprio perché siamo consapevoli dell'importanza della diversità culturale, li teniamo a casa loro, no? Quindi la separazione tra le razze a questo punto è una,
una politica di salvaguardia delle specificità culturali e quindi una politica umanitaria. E quindi in questo voi trovate un elemento importante a cui ancorare questa retorica dell'italiana brava gente. Rapidamente, ci sono altri due elementi che consolidano questo immaginario. Il primo è la questione del lavoro, no? Il colonialismo italiano ha una specificità che lo rende pressoché unico nel contesto coloniale africano, con forse l'eccezione del Sudafrica, che però è ovviamente un caso a parte. E questa unicità è dovuta a che cosa? Al fatto che è un colonialismo con un termine un po' controverso, però con una forte dimensione di lavoro, come possiamo dire, di lavoro bianco, di lavoro europeo, cioè di europei che lavorano. Normalmente il modello coloniale prevede l'europeo come quello che coordina il lavoro delle popolazioni indigene, no? Cioè l'europeo non si deve sporcare le mani, per definizione. Nel contesto italiano c'è questa specificità, dal momento che l'italiano, il colonialismo italiano è funzionale al tentativo di risolvere la questione della disoccupazione, è un colonialismo che presuppone un esodo massiccio di forza lavoro disoccupata dall'Italia verso le colonie, no? E quindi avete manodopera in abbondanza, manodopera ovviamente non qualificata. Allora, questo è un grosso problema, perché dal punto di vista coloniale tutti i sistemi coloniali si reggono sul principio del prestigio di razza. Prestigio di razza significava che era fondamentale rendere chiaro, dal punto di vista proprio immediatamente visivo, ma anche relazionale, l'abisso esistente fra popolazioni africane e popolazioni europee. Popolazioni africane, come dire, inevitabilmente, irrimediabilmente inferiori, popolazioni europee, come dire, incontenibilmente superiori, e fra le due un vuoto che, nonostante la retorica della missione civilizzatrice, si presupponeva non sarebbe mai stato riempito. Allora, questo funziona fino a quando la popolazione europea è rappresentata da qualche ufficiale, qualche imprenditore, proprietari terrieri, eccetera. Ma quando iniziano ad avere braccianti disoccupati dal meridione d'Italia, ma anche dal Polesine, dal Veneto, eccetera, no? Queste persone in che cosa si differenziano dai coltivatori etiopici, dai coltivatori eritrei o somali, dal punto di vista del ruolo sociale, dello status sociale, no? Quindi la dimensione del lavoro è molto importante, perché c'è in effetti, in molti casi, la storia lo documenta, una relazione di contiguità fra le popolazioni colonizzate e i colonizzatori italiani, ma non come risultato di una scelta etica, come risultato ovvio del fatto che noi dobbiamo leggere il colonialismo non come un dato omogeneo, no? Il colonialismo ha al suo interno delle stratificazioni sociali. Quindi se la popolazione, se i colonizzatori sono soltanto una piccola elite di imprenditori, di funzionari, è ovvio che ho questa chiara asimmetria fra le cosiddette razze. Ma se io invece ho una realtà coloniale più frammentata, in cui ho braccianti, ho disoccupati, ho analfabeti, persone che cercano disperatamente di trovare fortuna in questi territori che non conoscono e in cui non hanno i mezzi effettivamente per realizzare questo sogno, lo scarto fra colonizzati e colonizzatori si abbassa. Quindi quella che viene percepita come un'espressione degli italiani brava gente è spesso semplicemente un dato legato a questa anomalia, se vogliamo dire così, della storia, no? E non a caso, e qua non lo stiamo a guardare perché non abbiamo il tempo, ma se voi vedete tutto questo impalcatura dell'italiano brava gente viene immediatamente smontato, se ce ne fosse bisogno ovviamente, da ad esempio da questo importante, no, decreto legge, no? Il Regio Decreto Legge 822 del 1940, che sancisce in modo brutale e secco la illegalità della condizione di meticcio, no? Voi avete a quest'epoca ormai migliaia di persone che sono, in alcuni casi sono anche paradossalmente, sono stati impegnati, alcuni hanno combattuto addirittura nell'esercito italiano, eccetera, quindi che a tutto tondo erano cittadini italiani, che improvvisamente vengono retrocessi, no? Viene inserita questo principio, poi il testo, se avete tempo, insomma, ve lo potete leggere voi, no? Però, insomma, dice chiaramente che queste persone improvvisamente non sono più cittadini, sono sudditi, no? Andando quindi a incidere sulla carne, no? Molte di queste persone, molti maschi italiani hanno, come dire, generato figli senza in nessun modo farsene carico, eccetera. Molti in realtà hanno costruito famiglie reali in Eritrea, in Etiopia, in Somalia, con un forte coinvolgimento emotivo, relazionale, e improvvisamente queste famiglie si trovano in un vuoto giuridico, no? Quindi
per dire, questo di per sé basterebbe un po' a smontare tutta questa retorica, no? L'ultimo passaggio, vedo che sto un po' iniziando un po' a andare stretto col tempo, però per chiudere, diciamo, questo mito dei italiani brava gente, è legato alla questione delle infrastrutture, no? Questo l'ho messo per ultimo perché è il tema più banale, ma che però più frequentemente, l'ultimo credo che sia stato Fini, mi sembra 6 anni fa o 5 anni fa, che in un'intervista radiofonica sulla RAI riesumò questo punto, no? Dicendo, ma alla fin fine però ecco, sarebbe il caso di smettere di parlare di colonialismo italiano così in termini negativi, perché alla fin fine guardate cosa abbiamo lasciato, la storia delle infrastrutture, no? E anche questo è un dato interessante, perché chiunque vada, no, in Eritrea oggi o in Etiopia, e per quel che rimane anche in Somalia, ovviamente, no, è sotto gli occhi di tutti un'enorme, inusuale presenza di infrastrutture coloniali, no? In pochissime altre colonie africane voi trovate un simile dispendio di risorse destinato a infrastrutture che non siano squisitamente di tipo operativo, che ne so, per la valorizzazione dei sistemi minerari o delle che ne so, delle piantagioni, eccetera. Quindi avete teatri, se voi andate in Eritrea, certe volte è come avere delle specie di flashback, non sembra di essere nell'Italia, diciamo, del mezzogiorno d'Italia negli anni 50 e 60, non trovate la ferramenta, l'ottico, ancora con le scritte così in italiano, no? Ma questo perché, di nuovo, perché ovviamente in un modello come quello italiano, caratterizzato dal lavoro, quindi da una forte presenza demografica di coloni italiani, era fondamentale per il progetto coloniale fascista garantire una qualità della vita paragonabile il più possibile a quella presente in Italia, no? Non è che si potevano deportare i lavoratori italiani in terre a loro sconosciute, abbandonandoli in regimi, diciamo, residenziali e di qualità della vita drammaticamente diverse da quelle a cui erano abituati. No? Quindi quello che noi ci ritroviamo di fatto come un patrimonio importantissimo anche sul piano architettonico, grazie al colonialismo, non è il risultato di questa volontà umanitaria filantropica, ma è la ovvia scelta che il colonialismo ha dovuto fare in quegli anni per rafforzare la propria presenza. A chiusura di questo vi ricordo una cosa importante: tutti i piani urbanistici coloniali, incluso quello italiano, già quelli italiani, i primi sono del 1908, quindi neanche in epoca fascista, si basano su una chiarissima e fondamentale logica, che non solo dell'organizzazione funzionale dello spazio urbano, no? Quindi dividi, no, lo spazio urbano nella pianificazione urbanistica tra zone residenziali, commerciali, eccetera, eccetera, ma anche su una logica razziale, no? Quindi dai primi piani urbanistici è reso immediatamente chiaro che la città va divisa, oltre che sulle sue funzioni, va divisa anche in base al fatto che una zona è una zona in cui possono e debbono risiedere esclusivamente le popolazioni africane, e nell'altra possono risiedere soltanto gli europei, e gli africani vi ci possono recare unicamente come lavoratori, no? Come domestiche, come cuochi, come portieri, eccetera, eccetera. Quindi, anche rispetto alla dimensione delle infrastrutture, è abbastanza ovvio come questo mito sia un mito un po' banale. Per concludere, questa genealogia di questo mito che così continua così drammaticamente a attraversarci, l'altra lettura importante di questo mito la trovate in questo fantastico, secondo me, lavoro di questo studioso, questo storico contemporaneista Filippo Focardi, Il cattivo tedesco e il bravo italiano, che sembrerebbe non c'entrare nulla col discorso coloniale, ma in realtà vi si aggancia, perché lui dice, gran parte di questa retorica degli italiani brava gente ha sì una matrice coloniale, come abbiamo appena visto, ma il grosso di questo mito, di questa retorica, è in realtà dell'Italia repubblicana. E ad esempio, per quanto riguarda tutta la lettura, no, del coinvolgimento militare, no, dell'Italia nella guerra, nella seconda guerra mondiale, c'è tutta questa immagine che alimenta l'immaginario tuttora contemporaneo italiano, in cui l'Italia viene oscura, diciamo, la classe politica italiana repubblicana oscura progressivamente il ruolo dell'Italia come primogenitura del fascismo a livello internazionale, e
lo riduce, diciamo, il ruolo dell'Italia a un ruolo marginale, quasi di forzato assecondamento della brutalità, della violenza nazista, e quindi in questo modo qual è il risultato storiografico? Che ne esce automaticamente legittimata sul piano storico la resistenza, che diventa che cosa? Un fenomeno, un percorso di riscatto nazionale che passa proprio attraverso questa immagine dell'italiano, tutto sommato, strutturalmente, il carattere nazionale strutturalmente bonario, che non può effettivamente perseguire, no, dare vita a fenomeni di violenza, di crudeltà, e quindi tutto questo passa poi in tutta la retorica sull'esperienza coloniale. Allora, perché è importante, secondo me, questo tipo di lettura, no? Perché se voi guardate, anche recentemente, no, ci fu un caso all'inizio degli anni 90 legato alla questione delle forze di interposizione internazionali in Somalia, no? E a un certo punto, insomma, come spesso succede, le forze di interposizione dell'ONU danno, purtroppo, come spesso gli eserciti fanno, vita a fenomeni di violenze, di abusi, di violenze sessuali, di sfruttamento di questa situazione oggettiva di importanza, no? Perché se quello che porta alla pace, che garantisce l'ordine e così via. E no, le truppe canadesi, indiane, Bangladesh, olandesi sono finite in questo insieme di violente critiche. E a un certo punto anche alcune delle truppe italiane in Somalia sono state accusate, e improvvisamente nella stampa di quegli anni è ritornata fuori questa cosa. Ma no, ma non è vero, è difficile, perché in fondo, cioè, tranne i quotidiani, diciamo, più militanti, come non so, il Manifesto all'epoca e altri, tutti gli altri sminuivano dicendo: ma ci sembra difficile effettivamente credere a questo, perché gli italiani difficilmente possono fare queste cose, no? Stupri, violenze contro le popolazioni locali, sfruttando la situazione di relazioni asimmetriche, eccetera. Quindi ho l'impressione che questo tema, che ha questa matrice così fortemente legata all'esperienza del colonialismo, tenda, insomma, a riemergere con una certa costanza. Vi chiedo scusa, quanto tempo ancora? Perché io ho un po' perso, il mio orologio fa le 5:30, quindi dovremmo finire fra 20 minuti circa? Sì. Allora io cerco in 10 minuti al massimo di chiudere tutto, così se ci sono delle domande abbiamo un po' di tempo, no? E vi chiedo di nuovo scusa se sono così un po', forse un po' di corsa, ma spero che riuscite a seguirmi. Come sempre si vuole mettere più cose di quanto sia possibile, no, in una presentazione, nel senso che sono tante le cose di cui si vorrebbe parlare. Allora, per concludere, no? Allora, come vi propongo di leggere, no, la questione di ciò che ci lascia il colonialismo, come possiamo definire, categorizzare i lasciti del colonialismo? Allora, lo schema che io propongo in genere anche con i miei studenti, insomma, è quello di differenziare questi depositi, diciamo, questi residui coloniali in due grandi gruppi, no? Quello della memoria, o meglio, come dicevo prima, delle memorie, è quello dell'eredità, no? Allora, le memorie, paradossalmente, sono la memoria del colonialismo, le memorie del colonialismo sono ciò che tendenzialmente emerge di più, perché ha una maggiore valenza politica, no? Ma su entrambi i versanti, eh? Cioè, la memoria del colonialismo, da parte di chi il colonialismo in qualche modo lo ha promosso, che anche qua andrebbe visto, perché un conto è il funzionario coloniale, l'ufficiale dell'esercito, un conto è il bracciante pugliese che va a fare il colono in Etiopia meridionale, per capirci. No? Però, diciamo, a grandi linee, già c'è una differenza tra chi il colonialismo in qualche modo lo promuove e chi, anche questo fra virgolette, lo subisce. No? Però in entrambi i casi, di fatto, la memoria del colonialismo, così come nel contesto contemporaneo viene riproposta, ha un'indubbia valenza politica, no? Che sia di giustificazione, che sia di esaltazione. Pensate, non so, quanto è importante nelle ex colonie il colonialismo come elemento anche fondante di un'unità nazionale, no? La battaglia di Adwa è una festa nazionale in Etiopia tuttora, cioè si ferma tutto, ci sono le parate, le manifestazioni, eccetera. Quindi 1896, no?
C'è il monumento nella una delle piazze più importanti di Addis Abeba, in cui c'è una stele, tipo la stele traiana, per darvi un'idea, che racconta tutte le atrocità, le violenze compiute da Mussolini, no? Da Graziani, pensate, non so, in Libia, quanto la Libia di Gheddafi utilizzava in termini di consenso interno la memoria della brutalità coloniale, eccetera. Quindi la memoria è oggettivamente l'aspetto privilegiato, però quello che io sostengo è che in realtà non esista una memoria, ma che in realtà esistano diverse memorie, che noi, se potesse passare a quella successiva per cortesia, sono memorie che è come che fossero una specie di... le memorie del colonialismo è come se fosse un prisma, no? E ogni faccia di questo prisma ci restituisce un'immagine diversa. Per capirci, no? Ad esempio, tra chi ha subito il colonialismo, no? C'è sempre questa idea, no, dei colonizzati come se fosse una realtà uniforme, no? Allora, quello che vi dico non esiste, nel senso che le memorie del colonialismo riflettono che cosa? I prismi attraverso cui questa memoria è passata, no? Quindi, se vogliamo prendere l'esempio più facile, da un certo punto di vista, no? L'Etiopia è un paese molto ampio, con realtà linguistiche, economiche, etniche, religiose diversissime. I contesti geografici cambiano in determinate zone. Il colonialismo si è manifestato con maggiore brutalità, con maggiore efferatezza. In altri è stato pressoché irrilevante, no? Quindi non è uniforme la memoria. Lo Stato la rappresenta ovviamente come un elemento fondante dell'identità, del carattere nazionale, ma non lo è. La dimensione etnica, no? In un paese multietnico come l'Etiopia, in cui alcune popolazioni storicamente hanno un ruolo egemone e altre sono storicamente subalterne, la lettura del colonialismo non può essere omogenea, perché paradossalmente il colonialismo, come qualsiasi importante evento politico, sovverte gli ordini costituiti, no? Per cui molto spesso che cosa fa? Promuove gruppi fino a quel momento subalterni, o dà più diritti, se preferite, a gruppi fino a quel momento subalterni, su base etnica o su base religiosa, ad esempio. Pensate il permanente sotterraneo conflitto fra cristiani e musulmani in Etiopia, no? Allora, un'Etiopia che si rappresenta storicamente come paese cristiano, in cui quindi i cittadini etiopici musulmani sono automaticamente cittadini di serie B, in contesto coloniale viene ribaltato questo processo, perché il colonialismo italiano sostiene l'indifferenza in materia di culto, anzi, quando può, promuove l'Islam in chiave anticristiana. Quindi per le popolazioni musulmane il colonialismo fascista non è necessariamente un'esperienza negativa. Per le autorità ecclesiastiche cristiane ortodosse, che sono state perseguitate, massacrate, trucidate, è ovvio che la memoria è diversa. È la stessa cosa a seguire, no? Su base di genere, su base di, se potete cortesemente passare alle immagini successive saltando le slide, se noi guardiamo all'immagine di prima, no? Di questo Ras Hailuk Ebede, no? Chi ha subito questo tipo di violenza, che memoria ha del colonialismo, no? O le autorità religiose nella slide successiva che sono state trucidate, hanno ripropongo una lettura, no? Durissima, lancinante dell'esperienza coloniale. Ma ad esempio nella slide successiva che vi fa vedere una banda militare, no? Quindi le truppe coloniali italiane, cosiddetti ascari, per molti di questi, che io ho avuto il piacere, insomma, con alcuni di quelli sopravvissuti, di fare delle interviste per nelle mie ricerche, eccetera, paradossalmente il ricordo dell'esperienza coloniale era positivo, perché ha rappresentato un'opportunità tramite l'esercito di affermazione sociale, di progressione nell'ascensore sociale. Guadagnavano bene, potevano mantenere le loro famiglie meglio degli altri, i loro figli avevano accesso privilegiato alle scuole missionarie, eccetera, eccetera, e di fatto sono diventati elite, no? Gran parte della classe dirigente in Eritrea attuale di fatto emerge da questo gruppo specifico sociale, no? Quindi di nuovo una lettura diversa. E nella slide successiva c'è la questione di genere, no? Il colonialismo è stato per certi aspetti molto brutale, no? Questa è un'immagine che io faccio vedere sempre, perché è un'immagine che viene presentata come canzonatoria, come quasi, no, di virilità, di mascolinità all'epoca,
In realtà, per uno che abbia una minima familiarità con questi posti, è una brutalità estrema, perché mai e poi mai una donna, presumibilmente dall'abbigliamento, no, dell'altopiano cristiano, si sarebbe mai fatta vedere, no, fotografare nuda in questo modo. Quindi è una violenza estrema, no? Allora, dal punto di vista, dalla prospettiva anche di genere, la memoria del colonialismo cambia, no? Così come nelle slide successive, no, cambia per... no, questa è una foto di fine 800 di un ufficiale italiano con una donna etiopica, con una donna eritrea, no? Per questa signora, no, che probabilmente con questo ufficiale ha avuto anche dei figli, eccetera, qual è la memoria, no, dell'esperienza coloniale sua, di suo figlio, eccetera. Quindi, come dire, la questione delle memorie è estremamente complessa. E questo vale ovviamente, se potete cortesemente avanzare, anche sull'altro versante. No? Questa è una foto di, scusate, quella successiva, di braccianti, credo pugliesi, che sbarcano, che arrivano in Etiopia per essere avviati, no, in questo progetto di colonizzazione agricola che Mussolini aveva lanciato. Li guardate e vedete le facce, no, dei braccianti dell'epoca, no, persone che non possono avere la stessa memoria del colonialismo che avevano, che avevano i, no, gli esponenti, no, dell'aristocrazia che dominava, che ne so, gli uffici coloniali o degli ufficiali dell'esercito, eccetera, no? Così come quest'ultima immagine che vi faccio vedere, che è una mensa installata di fortuna per i primi nuclei che arrivano, che non hanno praticamente nulla e la cui, come dire, quotidianità è garantita dall'intervento statale, no? Dall'assistenza delle strutture messe in piedi dall'amministrazione coloniale, dalle milizie del fascio, eccetera. Quindi, di nuovo, anche la pluralità delle memorie del colonialismo non è, come dire, da vedere solo sul versante di chi il colonialismo l'ha subito, ma anche sul versante di chi, ripeto con tante virgolette, il colonialismo l'ha promosso. Per concludere, ma veramente in pillole, la questione invece dell'eredità, che sarebbe un altro tema affascinante, potremmo restarci per altre due ore. Le eredità sono, come dire, sono l'aspetto meno analizzato su entrambi i versanti, sia di chi ha colonizzato che di chi è stato colonizzato, ma secondo me invece sarebbero le più interessanti, perché le eredità significano, per capirci, al di là della retorica, diciamo, no, sul colonialismo, la violenza coloniale e quant'altro, eccetera, il colonialismo è soprattutto un agente di trasformazione, no? Cioè, questa somma di politiche di sfruttamento, di brutalità, di discriminazione, eccetera, in ultima analisi si traducono in processi di trasformazione. Vengono trasformati i processi produttivi, le categorie, i rapporti, diciamo, tra i gruppi religiosi, tra i gruppi etnici, le relazioni di genere, i modelli giuridici, tutto questo viene trasformato. Allora, l'eredità reale del colonialismo, oltre che le infrastrutture di cui parlavamo, è questa. Perché la maggior parte degli stati che escono dal processo di decolonizzazione in realtà si portano dietro un archivio coloniale che continua ad agire, no? Dicevo all'inizio la questione del concetto di progresso. Tutti noi continuiamo tuttora a parlare di progresso, di sviluppo, di progresso in Africa, eccetera, e nessuno si ferma a riflettere sistematicamente sulla categoria di progresso, sulla storia, sulle genealogie delle categorie di progresso, che sono provinciali, sono squisitamente europee, riflettono la crescita culturale ed economica dell'Europa a partire dal Settecento, no? E che però hanno una pretesa di universalità. Analogamente, i modelli costituzionali, le organizzazioni del diritto, i modelli economici tuttora vigenti in Europa, in Africa, sono di fatto un'eredità coloniale sulla quale non sempre o non adeguatamente ci fermiamo a riflettere, perché quelli sono quelli che effettivamente continuano, no, a mordere sulla quotidianità, sul vissuto, diciamo, delle popolazioni africane contemporanee. E io mi fermerei qua, rendendomi conto che ho sforato, ma mi sembra che ci sia ancora una decina di minuti per domande, richieste di approfondimenti, fare un po' di luce nella confusione che forse ho creato.
No, professore, lei è stato chiarissimo, ci ha dato anche molto materiale e soprattutto per quanto mi riguarda, trovo molto utile, lo studio di, quelle che sono le basi, i fondamenti su cui, si è costruito il mito degli italiani, brava gente, perché, è più facile trovare oggi il dibattito, che oppone il mito alla decostruzione del mito che non appunto, le origini. Mi fanno, cioè, ma veramente colpito molto. Avevo ben presente l'idea che poi è quella anche un po' della grande proletaria si è mossa della specificità del colonialismo italiano riguardo soprattutto all'esportazione di manodopera, però non avevo mai riflettuto abbastanza sulla asimmetria o invece sulla commistione che questo comporta con la popolazione locale. Ricordo che, ad esempio, su Ebano Kapuscinski parla no, di come ci fossero nelle ex conglesi tantissime enclave di indiani o provenienti da Bangladesh. Proprio perché il colonialismo inglese importava in quelle regioni manodopera non dall'Inghilterra ma da altre colonie, proprio per evitare questa, come dire, anche questa compromissione che lei ci ha sottolineato. E a questo fatto che avevo letto in modo scollegato, oggi ho trovato un po' una quadratura. Qualche collega vuole intervenire a esigenza di fare delle domande? Vabbè, c'è tutto il discorso della eredità nella quale ovviamente ha ragione lei, bisogna arenare in un altro incontro. Ho sentito dei suoi interventi riguardo alle situazioni, quindi una curiosità che le avrei posto, quindi un interrogativo che le avrei posto se non ci fossero stati i disguidi del tempo, sarebbe stato proprio quello di darci un flash sulla situazione attuale, sul vero attuale di questa decolonizzazione, no? Che nel caso dell'Italia, come lei ci ha giustamente sottolineato, non è stato un processo graduale come in altri casi, e che quindi e che ha dato origine poi a degli avvicendamenti politici in Etiopia, in Somalia e in Eritrea che si sono poi perfettamente inseriti nel contesto della guerra fredda e poi della decolonizzazione. Quindi mi piacerebbe magari in un altro incontro, avere da lei delle indicazioni proprio su come il processo di globalizzazione, il processo di decolonizzazione a livello mondiale, la caduta del muro di Berlino abbia avuto dei risvolti importanti in queste terre, penso insomma all'Etiopia del passaggio dal Derga a Zenawi, penso all'Eritrea della conquista dell'autonomia e poi dell'inizio del regime di Afewerki. Insomma, quando prima le citavo Leogrande, pensavo proprio a questo, no? Al partire da quello che sta succedendo oggi e andare a cercare che cosa è successo ieri nelle colonie per cercarne le motivazioni. Vabbè, mi rendo conto che potrebbe essere l'oggetto di un prossimo incontro.
Guarda, io se non ci sono nel frattempo domande dagli altri partecipanti, in pillole posso anticipare questo, cioè che il fatto, quello che probabilmente è davvero un'eccezione rispetto ad altre esperienze coloniali per quanto riguarda il colonialismo italiano, è appunto questa fine così brutale, così secca dell'esperienza coloniale, ma non come risultato di un processo politico. No, il preside prima, no, parlava ad esempio dei suoi interessi di studio formativi, diciamo, sulla letterature francofone. Allora, queste letterature, ad esempio, sono interessanti anche perché ci restituiscono, no, un dibattito estremamente ricco all'interno dell'elite dell'Africa francofona che, no, già a partire, no, dalla prima metà del Novecento articolano, no, questo vivacissimo dibattito, con anche tutta una serie di contraddizioni, penso tutto al movimento della negritudine, eccetera, che però sono, come dire, testimonianza di un processo molto lungo di maturazione all'interno del quale si formano elite, gruppi dirigenti, che poi a partire dagli anni 30 e con un'accelerazione dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale, contribuiranno alla definizione di questo processo che si concluderà con la indipendenza. Quindi è un processo squisitamente politico in cui avete come attori colonizzati e colonizzatori che in qualche modo definiscono modalità spesso pacifiche o semipacifiche, in alcuni casi violente e conflittuali per l'indipendenza. Il caso italiano invece, come dire, detiene una specie di limbo, no? Cioè, fino diciamo, alla dichiarazione di guerra di Mussolini a Italia e Francia, diciamo, le colonie vivono tutto sommato in una specie di sospensione dal punto di vista politico e militare. All'improvviso c'è questa accelerazione, Mussolini sbaglia, diciamo, completamente i calcoli sul piano tattico, ma direi anche sul piano strategico. Nel giro di pochi mesi l'impero, cosiddetto impero dell'Africa orientale italiana, svanisce nel nulla, no? Quindi c'è un'accelerazione della storia che non vede tutto quello che ho appena descritto. Faccio l'esempio dell'Africa francofona, ma questo potrebbe essere spostato anche all'Africa anglofona, all'Africa, diciamo, settentrionale, eccetera, no? Quindi gli intellettuali, il ceto politico, eccetera, nelle ex colonie si trova di fronte improvvisamente alla necessità di riempire con dei tempi che sono assolutamente veloci, diciamo, questo vuoto politico, devo dire con grandissima creatività, perché leggendo, diciamo, il dibattito di quegli anni è un dibattito estremamente vivace, però è oggettivamente un'accelerazione della storia, ma soprattutto questo processo non è un processo che vede come attori principali la potenza coloniale e le popolazioni colonizzate. In realtà gli attori principali sono esterni, no? Perché sono le Nazioni Unite che ricevono di fatto il mandato di gestire questa situazione, e soprattutto le decisioni rispetto al futuro di questi territori passa anche attraverso il filtro o il rullo compressore, se vogliamo, della guerra fredda, no? Perché il modo in cui all'interno delle Nazioni Unite le forze, diciamo così, i paesi interessati si posizionano è in gran parte condizionato dalle prime avvisaglie della guerra fredda, no? Quindi, no? Cioè, nel momento in cui l'Unione Sovietica, per capirci, a un certo punto sostiene inizialmente in parte, ad esempio, l'indipendenza dell'Eritrea dall'Etiopia, lo fa in una chiave di scomposizione, no, della presenza pro-statunitense, pro-americana nella regione, nel tentativo di creare una specie di asse, fra virgolette, socialista e quant'altro, e allo stesso modo coloro che invece si esprimono per un mantenimento per una riunificazione dell'Eritrea con l'Etiopia, lo fanno in prospettiva anche del mantenimento di un forte asse pro-occidentale, no? Quindi, in questo senso è veramente uno scenario, con l'eccezione un po' della Libia, sì, che ottiene di fatto un'indipendenza, e della Somalia che passa attraverso un decennio di amministrazione fiduciaria italiana, che quindi ha un passaggio più morbido, più graduale verso l'indipendenza. L'Eritrea si trova di fatto in un caos politico e indirettamente
anche l'Etiopia, di fatto, anche se l'Etiopia viene riconosciuta ovviamente la sua indipendenza. Questo per rispondere, diciamo, in pillole sulle conseguenze, diciamo, di questa decolonizzazione anomala o, come alcuni dicono, di questa mancata decolonizzazione.